Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Purtroppo sono tornata come sempre a registrarlo da sola perché il mio fidanzato è ripartito, però tornerà presto e quindi ci saranno altri video con lui. In questo video voglio proseguire, diciamo, parlandovi della mia passione per la pittura. Praticamente, perché già ne avevo fatto un video, però questo è più concentrato su alcune opere che ho fatto e sul loro significato. Anche perché io penso che quando faccio, diciamo, un'opera, io devo viverla quella situazione. Cioè, perché per me ogni cosa che faccio ha un significato particolare della mia vita e lo voglio raccontare attraverso l'arte. Praticamente comincio da questo. Questo non metto in dubbio che è stata un'idea del mio fidanzato, perché praticamente, cioè, lui mi ha detto: "Ma lo sai che si può creare praticamente delle opere d'arte anche con la pasta cruda?" E praticamente questo cartoncino è, diciamo, era una parte della scatola dove dentro c'era il mio regalo, un uovo di Pasqua praticamente, e anche dei dolci che ha portato per tutta la famiglia. E ho preso praticamente un pezzo della scatola e ci ho attaccato prima la pasta. E poi ho dipinto così. Come viene, viene, ho pensato. Ovviamente, andando a pittura a lezione, l'insegnante mi ha fatto una piccola osservazione. Mi ha detto: "Ma però tu così, se è una cosa che ti ha portato, diciamo, il tuo fidanzato, la scatola dipinta l'hai nascosta. E quindi mo mi tocca rifare un'altra opera simile seguendo le sue direttive." Invece io ho pensato bene di dipingerla così perché ritengo che praticamente che sia, secondo me, bella, perché altrimenti poi se lo lasciavo, diciamo, naturale, non sarebbe stato più pittura. Quindi ho pensato di dipingerla anche perché questi colori rappresentano quei nostri 4 giorni insieme, anche questo si potrebbe dire praticamente. Poi ne ho fatto un altro. Voi dite: "Ma che cosa rappresenta questo?" Ma è semplice, noi abbiamo in programma un viaggio per le Tremiti e praticamente questa barca sarebbe appunto la barca che noi prenderemo, e l'ho fatto nero lo sfondo perché, cioè, noi non sappiamo come sarà il viaggio, per adesso è tutto buio, quindi ho voluto fare nero. E l'insegnante mi ha fatto un'altra piccola osservazione: dice: "Ma questo foglio è troppo leggero, così non va bene." Ma invece, per come la penso io, per come la penso io, forse dirò una cavolata enorme, però per come la penso io, una persona che deve dipingere non può concentrarsi, diciamo, a prendere un pennello fatto a una certa maniera, il foglio è quello. Perché una volta che tu disperdi le tue energie, diciamo, andando in cerca di queste cose ultra costose, alla fin fine l'ispirazione ti passa. Cioè, io potrei pure averlo fatto, che ne so, sulla carta igienica, su un blocchetto, su un quaderno. L'importante è rendere l'idea. Poi è chiaro che se devi fare una mostra e tutto, ma queste sono prove che vanno fatte, diciamo. E quindi ecco.
Poi c'è un'altra opera, questo. Praticamente ho avuto un periodo difficile con mio fidanzato, come è stato anche detto nel video precedente, praticamente. Questo l'ho fatto quando ero giù. Ho voluto rappresentare la tristezza, anche se l'insegnante mi ha fatto una piccola osservazione, anche qua, dice, ma queste gocce disturbano. Ma ovviamente non è che ce le ho messe così. Diciamo che ho voluto rappresentare proprio la tristezza, le lacrime, è quello che ho voluto rappresentare io. E poi da qui mi sono, diciamo, scatenata facendo altre pittosculture, così si chiamano, cioè delle sculture, diciamo, fatte di carta che vanno attaccate. Altri fogli, questo praticamente ne sono tantissime. Solo che lei giustamente dice che questi fogli non sono adatti, quindi devo lasciare. Vabbè, io voglio continuare a farlo, non mi importa se i fogli non sono adatti e tutto, anche perché io sono sempre dell'opinione che andare a spendere dei soldi, diciamo, inutilmente è anche una mancanza di rispetto per chi casomai non se lo può permettere una cosa. Perché casomai uno dà tutto per scontato, dice, vabbè, mi serve, mettiamo una matita, me la vado a comprare. Giustamente. Mi serve, che ne so, un foglio e me lo vado a comprare. Però c'è gente casomai più sfortunata di noi, che è troppo anche se riesce a mangiare. Quindi io sinceramente questa cosa è una cosa che rispetto, però non condivido, sinceramente. Cioè anche per mancanza di rispetto, perché ecco, lei ci ha fatto vedere per esempio un pennello da 60 euro. Ma io avrei anche paura, sinceramente, a toccare un pennello del genere. È chiaro che per una persona che casomai, ma anche io, tutti quanti, no? Uno dice, devo dipingere, serve il pennello fatto in una certa maniera e tutto. Però alla fin fine io mi rendo conto di una cosa particolare, che quando si dipinge, si crea qualcosa, non ha importanza se si usa il pennello di bue, o se si usa quello sintetico, o se si usano i fazzoletti, se si usano le mani. L'importante è il risultato finale, per come la vedo io. E io. Quindi è una cosa che ho sempre rispettato, perché giustamente ognuno ha le sue idee. Chi sono io per dire una cosa? Però è una cosa che poi penso a tutte quelle persone che casomai non se lo possono permettere e dico, ma forse non conviene sprecare, diciamo, i soldi così, anzi, devo dire la verità, io invece di comprare dei fogli costosi, io quei soldi li darei a chi casomai non se lo può permettere di mangiare o di fare altre cose. Perché, ma forse sarò io esagerata, sono troppo sensibile, però sinceramente mi fa male, cioè, sapere che noi casomai abbiamo, tra virgolette, tutto, quando invece ci sono persone che non hanno niente. Quindi, anche se la mia mamma ha detto che si informava a vedere dove si trovano questi fogli, perché sono pure difficilissimi da trovare, ho detto no, non mi va proprio, perché è una cosa mia di principio, cioè. Perché devo andare a spendere dei soldi per comprare dei fogli che casomai. Sì, ci fai una volta così, però poi ti rendi conto che la pittura è altro, non è dove dipingi, ma è quello che ci cacci. E poi non sarebbe giusto per chi casomai non si può permettere neanche un pezzo di pane, secondo me.
Invece questo, tornando al discorso della pittura, praticamente mi sono ispirata ai nostri 4 giorni insieme. E sono voluta andare più sull'astratto perché ritengo che, diciamo che sono stati 4 giorni confusi, cioè nel senso che mi sembrava quasi sognare, cioè non ci credevo di avere il mio fidanzato lì, diciamo, cioè di averlo proprio vicino. Però ovviamente anche qua ho avuto una piccola osservazione, dice, ma l'insegnante, ma sono colori tristi e non ridà quello che tu hai detto. E quindi mo mi tocca rifarlo di nuovo. Quest'opera, praticamente, è invece un'opera che sono stata costretta a rifare per ben 3 volte, ma non va mai bene. Perché quella lì ci trovo ovviamente sempre il difetto. Ma vabbè, giustamente lei è insegnante, però diciamo che adesso tornando a noi ho voluto rappresentare una cosa, diciamo anche. Sì, proprio una cosa. Praticamente, come potete vedere, questo che vi ricorda l'Inghilterra. Però giustamente questo non ha niente a che fare con l'Inghilterra. Perché infatti questa cosa di rappresentare sia l'Inghilterra che le Tremiti è nata appunto dall'idea che sia io che il mio fidanzato vogliamo vedere i posti che l'altro ha visitato. Praticamente, allora lui in passato un sacco di volte sarà stato alle isole Tremiti, ma tantissime volte. Mentre io sono stata in Inghilterra. E adesso ci dobbiamo tornare insieme in questi due posti per mostrare all'altro cosa abbiamo visto. Anche se in realtà, secondo me, secondo come la vedo io, siccome noi siamo una cosa sola, praticamente è come se entrambi abbiamo visto questi due posti perché in realtà sarebbero come la stessa cosa, secondo me. Alla fine è così. Questo l'ho fatto praticamente col mio fidanzato presente e rappresenta la confusione. La confusione perché? Perché tornando al discorso di prima, io facevo fatica a credere che il mio fidanzato fosse veramente con me, perché quando si vive, diciamo, un amore a distanza, quando poi ti rivedi dopo tanto tempo, alla fine non ti sembra vero. E quindi ho voluto rappresentare la confusione, cioè però una confusione diciamo bella in un certo senso. E l'ultima opera che vi mostrerò per oggi è questa. Praticamente che cosa ho voluto rappresentare? Fatto di fretta, fa anche un po' schifo, lo riconosco. Ho voluto rappresentare che nella mia vita, come dice anche il mio fidanzato, dice tu hai fatto un elenco chilometrico dei posti che hai visitato. Secondo me lui esagera. Però fatto sta che è un elenco molto lungo dei posti che ho visitato. Allora, le regioni dove sono stata, praticamente, ma io parlo di regioni, non di città, sono praticamente Molise, Abruzzo, ovviamente ci vivo, Marche, Emilia Romagna e forse ho dei dubbi sulla Puglia. Però non lasciatevi ingannare da queste poche regioni, perché praticamente, per quanto riguarda le città, sono tantissime. Cioè non è che sono andata lì, magari ho visto soltanto le città più importanti. Cioè proprio non posso descrivere i posti che ho visitato, che sono tantissimi, ma il problema è che io non me li ricordo. Per esempio, ricordo molto bene di Ancona, Rimini e Ravenna. Però in realtà nelle Marche sono stata a parecchie città, come anche su, però non me lo ricordo purtroppo e quindi questo rappresenta il vuoto di memoria che ho, secondo me.
Ora tornando, diciamo, a questo discorso, magari un'altra persona può anche non piacere quello che ho fatto, perché casomai dice, ma io non ci vedo niente, oppure come fa, come ha detto pure l'insegnante, dice, ma cioè io alla fine non vedo quello che tu racconti, vedo altre cose. Non metti in dubbio, però alla fine, secondo me, questo è un discorso che vale per tutti. Conta principalmente come pensiamo noi, quello che pensiamo noi e come lo viviamo, perché casomai lei può anche aver ragione che dice, ma hai espresso i 4 giorni come in una maniera triste. Sarà anche vero, però casomai verrà a finire che in quel momento l'avrò fatto quando il mio fidanzato era ripartito. Ero veramente triste e magari mi sentivo veramente così. Perché alla fine quello che conta più di tutti è il nostro vissuto, cioè noi dobbiamo raccontare attraverso l'arte chi siamo veramente, a prescindere da quello che dice l'altra persona. Può essere pure un insegnante, una che ne so, un critico, uno che proprio lo fa. Però alla fine quello che conta, cioè l'ultima parola, spetta sempre a noi. Lo so che l'ho allungato un po' troppo, infatti adesso vi saluto anche perché tra poco, tra pochissimo è il mio compleanno e vado a fare spese. Oddio, cioè ragazzi, non mi mettete ansia perché praticamente non lo dite a nessuno, ma sto per fare 26 anni, sto facendo vecchia. Ma non si può, dai, non si può andare avanti così. E quindi a presto ragazzi e ci rivediamo con un nuovo video.